Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni, faccio cose e questo è un vlog di una delle mie giornate tipo qui a casa dei miei, che di solito sono molto tranquille. Quindi mi vedrete fare cose, per l'appunto. Canto, scrivo canzoni, faccio cose. Perdonatemi perché ho già fatto colazione, mi sono dimenticata di vloggarla, ho mangiato una merendina alla crema, niente di che. E adesso farò una doccia e poi cose. Non vi voglio spoilerare niente. A dopo. Sì, non ho asciugato i capelli del tutto perché fa caldo e finiranno da soli. E ora mi esercito un po', voglio imparare un pezzo di Niccolò Fabi bellissimo che si chiama Scotta. Non lo farò in un giorno, chiaramente, quindi non la metterò nel video, però vi metterò il video di me che tento malissimo di suonarla, magari. Non ho imparato soltanto quattro battute, ma ne ho inserite solo quattro nel video perché lungi da me infrangere il copyright di questa bellissima canzone di Nick. E adesso dovrò, prima o poi nella vita, provare la canzone che devo cantare il 12 al matrimonio dei miei cugini, che è l'ultimo bacio di Carmen Consoli, perché l'ho imparata, ho imparato il testo, ho imparato il ritmo, ho imparato ma non l'ho ancora mai provata. Lo so, sono pessima. No, però, cioè, l'ho provata tipo cantandocela sopra, ho visto che il range fosse il mio e lo è. Quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi se inizio a provare da oggi che mancano una decina di giorni. Quindi dai. Su base, perché ahimè non c'era tempo di provare con la band, mi sarebbe piaciuto tantissimo farla con la band, ma quando provo con la band, perché arriviamo lì tipo il giorno prima ed è in Sicilia. Però va bene, dai, così mi faceva comunque piacere cantargli una canzone. In realtà mi hanno chiesto l'ultimo bacio che non è proprio da matrimonio, però loro mi hanno detto no, ha una parvenza, cioè, romantica. Io ho detto, ah, vabbè, ok, è un lento alla fine. Poi non credo che tutti, cioè, in tutti i matrimoni si cantino solo canzoni yeah felici, anzi, il contrario. Andiamo a vedere che ne viene fuori da... Nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato del non ritorno. Sì, mi sono cambiata, ho messo uno dei miei vestiti più da casa, ovviamente sempre a pallini, perché abbiamo passato la mattinata a fare cose che riguardano la musica, ora tocca considerare la mia più grande passione, altrimenti si offende, cioè la mia altra più grande passione, altrimenti si offende. Che è la cucina. Faccio per la prima volta, infatti spero venga bene. Oggi non so parlare, scusate ragazzi. Questo pan brioche ripieno a treccia, ricetta di Benedetta Rossi, che io amo e seguo tantissimo. Let's go! Ora deve lievitare la nostra pasta, le sue belle orette, due. Io ho sempre l'ansia quando metto qualcosa a lievitare perché l'anno scorso una volta, forse ve l'avevo raccontato, ho fatto il Danubio salato e non mi è cresciuta la pasta, ma penso che quella volta fosse colpa del lievito che stava a casa da un bel po' di tempo, poi comunque siamo riusciti a farla riprendere. Però dai, questo lievito di birra che ho usato oggi l'ho comprato ieri, freschissimo, quindi che cavolo. Dovrebbe andare tutto ok. Dovrebbe essere rettangolare e non lo è, e non si mette neanche a fuoco. Però dovrà diventare una treccia, quindi dire che fa niente. Scusate, non vi ho fatto vedere la pasta cresciuta, era bellissima. Il pan brioche in forno, ho avuto bisogno dell'aiuto di mia mamma per chiudere i tre filoncini e poi intrecciarli, perché la pasta era un sacco morbida.
Però quando l'ho fatta non si attaccava alle mani, quindi ho pensato che andasse bene. Dico, boh, deve essere così, evidentemente. E niente, poi ve lo faccio vedere quando è pronto. Scusate se ho saltato alcuni passaggi, ma ripeto, appunto, c'è stato questo momento di leggero panico e quindi non ho filmato. Mi piace un sacco, spero sia anche buono. La gioia. Cambiato outfit. Cambiato outfit anche se sempre a pallini, perché vado con mia mamma dalla sarta che devo farmi accorciare il vestito per il famoso matrimonio. Non so se riuscirò a vloggare questo, non credo. E poi a fare una passeggiata con la nostra cugina, quello vloggerò sicuramente qualcosa. Tra l'altro anche lo scenario naturale è molto alberoso e verdoso. Ragazzuoli, io sto andando a dormire tipo prestissimo. Perché quando sono qua la mattina mi sveglio prestissimo, ho iniziato ad andare a dormire più presto di Roma e mi sveglio una cifra più presto. E scusate se il vlog di oggi è stato un po' così, ho dimenticato di vloggare il pranzo, ho dimenticato alcuni passaggi della torta salata, però dicono che le donne sono multitasking e sanno fare bene più cose insieme, a me invece mi viene l'ansia, quindi niente. Vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi va, commentate, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone sottosopra che troverete qui da qualche parte. Ciao!